Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della carriera allenatore con il Bari. Ragazzi, episodio fondamentale, giochiamo il big match contro la Cremonese che è al secondo posto, ci sta battagliando per il primo posto del campionato. Sarà molto tosta e quindi andiamoci a fare insieme la formazione. Allora, ragioniamo bene, Mikai me lo vorrei mettere la squadra più forte che abbiamo, sinceramente. Bascia Marrone va bene, qui vorrei provare con Galano COC, voglio provarlo. Brienza, Kozak, io direi che la squadra è perfetta. Quindi ragazzi, leggenda, 4 minuti, sereno, si va nel match. Come detto quindi ragazzi, scontro al vertice, veramente una sfida infuocata, vedete che pubblico qui nello stadio della Cremonese. È bella tosta come gara, però noi siamo pronti, siamo consapevoli di essere noi al primo posto, quindi si comincia. Attenzione alla Cremonese col cross dentro, pericoloso qui Piccolo, ma per fortuna ci salviamo. Vai Martigno, Vito Galano, bella l'azione, vai Galano, entra dentro, vai che la palla è buona, cosa? 1-0 in casa della Cremonese, azione di contropiede letale da parte dei nostri giocatori ragazzi, e Bomber Kozak punisce, sicuramente lì non poteva sbagliare, bella palla messa da Galano, devo dire, guardate che bel passaggio preciso, e poi Kozak davanti al portiere non sbaglia mai, è arrivato ragazzi a 7 gol in campionato e siamo 1-0 per noi. Attenzione alla palla dentro, Mokulu. Mokulu tiene palla, la mette dietro verso Almici. Almici ancora sulle retrovie. Aia, c'è Pesce, interviene Franco Brienza, ragazzi. Qui c'era fallo, no, arbitro, ti prego. Mamma santa. Bella Brienza che strappa il pallone. Vai Brienza, vai fenomeno. Rientra Brienza, vede il passaggio dentro. La protegge Kozak che attende un compagno a rimorchio. C'è Bascia ancora per Kozak col destro. Wicanice. Aspettiamo solamente il fischio finale dell'arbitro e arriva in questo momento ragazzi. Andiamo a vincere in casa della Cremonese. Gara fondamentale per noi fuori casa. Questo è veramente un colpaccio impressionante. Siamo andati lì e abbiamo giocato di contropiede. Un'occasione, un gol. Molto molto cinici. È questo che voglio dalla mia squadra. Facciamo gli allenamenti. Siamo in corsa solitaria ragazzi, toglierei Zanellato, variamo un pochettino, metterei Corlù, sinceramente mettiamo dribbling, centri bidoni, e più magari lo modifico perché l'ho fatto già salire, mi vorrei mettere qualcosa, vediamo un po', fatemi pensare, metterei Berardi perché comunque deve migliorare abbastanza. E quindi simuliamo il tutto, vediamo, io spero sempre che Guidi salga abbastanza. Ok dai, ci siamo ancora. Ragazzi, dato che giochiamo col Frosinone abbiamo un vantaggio impressionante. Direi che questa qui col Frosinone che è sesto ce la potremmo simulare. Però voglio gestirmi un po' la rosa. Allora, io vorrei far giocare, c'ho un pupillo che non so perché secondo me potrebbe far bene, Petriccione. Qui me lo vorrei mettere al posto di Bascia. Poi al posto di Gionber facciamo giocare Tonucci che è sempre scontento, Mikai, Marrone, Petriccione, Martigno. Al posto di Floro Flores ci mettiamo un bel Galano. Sì, direi che poi va bene tutto così. Potrei mettere in prota, no, però mi serve un po' di qualità di Brienza perché in casa è fondamentale, specialmente se simuli. Ragazzi, andiamocela quindi a simulare, speriamo bene. Abbiamo comunque un tridente, anzi un poker con Brienza, Galano, Martigno, Cozza che segna subito Martigno. Però pareggia Ciofani, bella coppia d'attacco del Frosinone, Ciofani, Dionisi. Non è niente male, in difesa ha anche Ariaudo lì dietro, quindi non sono messi così male, devo dire la verità. Ancora siamo 1-1, vediamo che succede, magari la sblocchiamo, no Dionisi, ragazzi pareggiamola, pareggia Kozak, lo sapevo, grande Kozak, e finisce 2-2, risultato onesto, ci può stare per aver simulato, facciamoci gli allenamenti consueti, vediamo che succede, dai, deve salire Guidi, ti prego in qualche modo, ancora no, ma siamo vicini al prossimo Verul.
Ragazzi, devo rinnovare il contratto a Tonucci, Morleo, Kozak e Masi, perché comunque lì potrei perdere. Sinceramente di Morleo non mi interessa particolarmente, ma Tonucci, Kozak e Masi li rinnovo, tranquilli. Ok, si va a giocare contro il Pescara, in casa del Pescara, quindi gara tostissima, è quarto in classifica, il Pescara è da una gran squadra, ve lo posso assicurare. Allora, io farei giocare De Luca, quindi vado proprio così di prepotenza, in prota sulla destra, dobbiamo fare turnover ragazzi. Poi metterei Busellato perché lo utilizziamo, Marrone non riesco a staccarmi da lui, Gyomber, a sinistra gioca Delia, dai facciamo giocare Henderson e poi voglio giocare con Berardi. Questa è la formazione ragazzi, leggenda 4 minuti sereno, ampio turnover, si va nel match. Ragazzi, sarà una sfida bella tosta, tosta tosta, perché il Pescara ho visto che c'ha giocatori veramente di alta qualità, addirittura alcuni che in Serie A farebbero sfracelli, anzi per correttezza ve li voglio proprio far vedere perché sono giocatori particolari. Allora, guardate, Benali sicuramente giocatore da Serie A, lo stesso Bovo, Campagnaro, Zampano, Fiorillo, anche Crescenzi, comunque giocatori veramente forti soprattutto in difesa. Non sarà semplice, ma noi ci proviamo. E qui si fa vedere il Pescara che gioca veramente un gran calcio. Palla dentro, esce Delia, Marrone allontana benissimo. Vai Martigno, no, anticipato. C'è Benali che controlla palla. Ancora Benali. Tensione, la palla dentro. Berardi c'è, vai, allarga il pallone, perfetto. 1-2. Galano verso in prota che è molto rapido, però qui rientra benissimo, intelligente in prota, la tiene Galano, si rifugia dietro. Cerchiamo di valutare bene tutte le varie situazioni d'attacco. In prota, il pallone dentro per De Luca. Madonna ragazzi, De Luca ogni volta che lo metto poi segna. Criticato da tutti, mi è stato criticato da tutti, ma è un bomber di razza ragazzi. Ma guardate che movimento che ha fatto. Bella anche la palla che gli è stata data, ma cioè ragazzi, movimento da vera punta, 1-0 per noi in casa del Pescara, che non mi aspettavo potesse succedere così rapidamente ragazzi, al 21esimo, 1-0 per noi. Madonna Marrone, come se ne è uscito? Che giocata, ripartiamo, non rendiamo vano quello che ha fatto Marrone, dai, sarebbe bello concludere adesso. Vai Martigno, ti prego Martigno, Martigno la parata, non ci credo. Ma Spindo, ma che è? Ma questo fa... cioè, ha utilizzato una mossa di karate per buttarmi in porta. Vabbè, l'unico metodo per segnarci, abbiamo una difesa invalicabile. Ok, va bene così. C'è Martigno, bella questa palla. Vai Galano, 2-0. Non me l'aspettavo filtrasse questa palla, ragazzi, perché avevo vista un po' complicata la situazione. Mannaggia, mi sento di rabbia che Galano l'abbiamo venduto. Per le prestazioni che ci sta offrendo, mi sento veramente di rabbia. Però ormai l'abbiamo dato via, è stato un sacrificio sicuramente. Però siamo 2-0 per noi. Attenzione a Mancuso, occhio perché vuole subito reagire il Pescara. Ma qui c'è Marrone che è un muro. Ma no, maledizione, la traversa. Non ci credo, che fortuna per noi ragazzi. No, no raga, ma che gol! Qua facciamo la sostituzione veloce in prota Floro Forest. Ma che gol che ho subito! Maledizione, guardate lì. Cioè, no vabbè, ma che sfiga. Il difensore che la mette dentro, povero Bani, ha fatto una partita esemplare. Ah, pure rimbalzato sul mio difensore. Vabbè, questo è un gol proprio casuale. Solo così possiamo prendere i gol, ragazzi. Vabbè, non ti disperare, stai tranquillo. Latte latte, questo qui era dell'Atalanta. Forse sarà in prestito, non lo so, e quindi ragazzi 2-1. Ok, mettigliela, mettigliela, perfetto. Vai che c'è il movimento, Floro Flores, Floro Flores solo davanti al portiere, Floro Flores, la parata di Fiorillo. Va rinvio Fiorillo, vediamo se l'arbitro fischia a breve. Dai ragazzi, che ci servono questi 3 punti e finisce qui ragazzi. 3 punti importantissimi che ci portiamo a casa, anche qui fuori casa siamo veramente delle macchine. Vabbè che anche in casa, fino ad ora non abbiamo mai perso a difficoltà leggenda ragazzi. A inizio gioco poi, non me lo sarei mai aspettato, vi dico la verità. Magari è Bari che è già forte di suo, non voglio dire altro. 5 giorni, Henderson, infortunio, contusione alla spalla. Vabbè, possiamo ovviare comunque con Sabelli, direi che siamo a posto. Oddio ragazzi, adesso arriva la Spezia. Madonna quanti punti, abbiamo 7 punti se non sbaglio, sì, di vantaggio sulla seconda.
giochiamo in casa, vabbè, con la Spezia dobbiamo giocarla, ragazzi, perché è comunque terza in classifica, se non sbaglio, fatemi vedere. Sì, terza in classifica, è importante questa sfida. Quindi andiamoci a fare un po' la formazione. Vabbè, lì sostituito Anderson sicuramente, sì, c'è Sabelli. Però gestiamocela un po' insieme. Allora, Kozak, il bomber, ci deve stare. Martigno un po' stanco, mettiamo Piu che non gioca da un po'. Poi al posto di Galano, ragazzi, nel mercato di gennaio dobbiamo vedere di andare su un centrocampista. Voglio far giocare Corlu su un COC, intendevo, scusate. Voglio far giocare Corlu, poi torna Bascia, sennò questo si lamenta. Marrone stanco, facciamo giocare il nostro talentino Guidi della primavera. Sabelli, Bani è stanco, mettiamo Masi, anche Ghiomber è molto stanco. Tonucci, Cassani, Mikai. Sì, dai, va bene così la formazione. Quindi leggenda, 4 minuti sereno, giochiamo in casa al San Nicola di Bari, si va nel match. Si parte, ragazzi, madonna quanto è bello il San Nicola, così pieno, mamma mia, spettacolo. Poi d'altronde siamo primi in classifica, giochiamo contro la Spezia e vediamo la loro formazione. Sicuramente qualche giocatore di qualità ce l'avranno. C'è Granoce in attacco, Bolzone a centrocampo, Capelli, Bassi in porta, Vignali. Bella squadra. Poi gioca con un modulo molto molto particolare, dobbiamo stare attentissimi, ragazzi. Il lamentoso mio, vai che l'allarghi bene. Madonna, ragazzi, è partito Brienza, deve mettere i piedi in aria. Brienza! No vabbè, ragazzi, ma pure col destro è fortissimo. Mamma mia, Franco Brienza la mette lì sul primo palo di destro, lui che è un mancino naturale, il nostro capitano, il nostro bomber. Guardate che gol. Entra in aria, mette i piedi in aria e boom sul primo palo del portiere. Mamma mia, che gol che ha fatto, ragazzi. 1-0 per noi, Super Bari, anche contro la terza in classifica. Vai Brienza, mettigliela dentro. Corlu col sinistro, da rivedere. Occhio a chiudere. Madonna mia, qua pericoloso, attenzione. E arriva il pareggio dello Spezia, maledizione. Hanno giocato benissimo, devo dire la verità. Mi sa che ha segnato Granoce, non vorrei sbagliarmi. Sì, è lui, Pablo Granoce. 4 gol in Serie B ha fatto, pensavo qualcosina in più. E purtroppo siamo sull'1-1. Vai Bascia, allarga il gioco verso Brienza. Madonna Brienza, che dribbling che c'ha, ragazzi. Eccolo Brienza, deve rientrare. Mettigliela dentro. Più miracolo del portiere. Corlu deve allargare per Brienza, lo fa bene. Qui forse li prendiamo un po' in contropiede. Dai Brienza, mettila dentro. Vai che c'è Corlu, madonna Corlu, se segni Corlu! E chi se l'aspettava segnasse Corlu, ragazzi? Proprio lui sblocca il match. Vabbè che qui ha fatto tutto Brienza e ha servito poi lui dalle retrovie. Ma che giocatore Corlu, oddio che giocatore. Non ha iniziato benissimo il campionato, l'ho fatto giocare anche poco. All'inizio mi ha sbagliato qualcosina. E poi ragazzi, va a siglare una rete importantissima. Vedete, dalle retrovie si inserisce, bello però l'inserimento. E poi col mancino il suo piede la mette alle spalle del portiere. Mamma mia Corlu, chi se l'aspettava che dovesse segnare proprio lui. Tra l'altro lo volevo sostituire perché è un po' stanco, ragazzi, vi faccio vedere, infatti devo fare qualche cambio. Vedete, è molto stanco, lo volevo sostituire, l'ho lasciato e mi è andata bene. Al posto di Piu mettiamo il solito Floro Flores, ragazzi, e poi vorrei mettere Greco al posto di Bascia, che l'ho visto veramente stanchissimo. Vai che siamo 3 contro 3, parte Corlu, vai Corlu. Madonna, è un ragazzino tutto pepe. Corlu! Madonna che m'ha parato Bassi, era una doppietta importantissima. Maledizione! Vai col calcio d'angolo, prova a mettere Brienza col suo mancino strepitoso. Vai di testa, mannaggia Bassi, esce benissimo. Vai in anticipo Corlu. Oddio, no, vai Corlu. Mannaggia che palla che ha perso. Brienza prova a dar fastidio, però riparte bene la Spezia adesso. Dai a chiudere Pablo Granoce. Il Diablo mi pare che si chiama, non lo so. Chiudiamo Mastinu. No, dai, il gol adesso non lo voglio prendere. C'è Caroni, sempre lui. Mamma mia, Corlu scatenato, ragazzi. Vai Corlu. Madonna, c'ha ancora energia, oddio. Corre molto di meno, resiste qui col fisico. Vai Corlu. Brutto fallo, calcio di rigore. No, vabbè, ragazzi. Ma che spettacolo Corlu, ha fatto una partita impressionante. Qui pensavo lo cacciasse, no vabbè, non era chiara occasione da rete, ma un bel cartellino giallo, intervento da dietro, ci poteva stare. E quindi ragazzi, sul dischetto ovviamente ci va Franco Brienza. Vediamo se segna
il suo, mi pare, decimo gol in Serie B. La parata, non ci credo. Vai Brienza, ho sbagliato io. Vai ancora, e vabbè però. Calcio di punizione, vediamo se riesco a farla filtrare qui. Perfetta, Greco, qui brutto fallo. La tiene Cassani, Cassani allarga, c'è Teglio, col mancino Teglio! E chiudiamo il match, anche se era già chiuso praticamente al 90esimo. 3-1 di Teglio, che se non sbaglio purtroppo è in prestito, però vabbè. Comunque abbiamo sfruttato il suo mancino, non è Teglio del Barcellona ragazzi. Due gol in Serie B al 90esimo, gara chiusa. E finisce il match ragazzi, andiamo a vincere anche questa. Mamma mia che vittoria, siamo un carro armato, uno schiacciasassi lì. Primi in classifica, solitari. Mamma mia che squadra che abbiamo creato ragazzi, o meglio che abbiamo puntellato. Facciamo un secondo gli allenamenti che sono fondamentali. Dai, deve salire sia Corlu che Guidi. Non so come devi fare gioco ma provaci. Dai, è salito Berardi almeno. Berardi è un buon 65, ancora in fase di crescita, non ci lamentiamo. C'entra i bridoni con lui, ho messo, vabbè. Qui ragazzi, quindi ora entriamo nel mercato di gennaio, che ovviamente faremo nel prossimo episodio. Offerta per allenare la nazionale venezuelana, no, rifiuto l'offerta e vado avanti. Quindi ragazzi, facciamo di nuovo gli ultimi allenamenti, ve li faccio sempre vedere, perché se sale qualcuno penso piaccia a voi, ovviamente, e fa piacere a me. Henderson e Guidi. Salgono Henderson e Guidi, 67 e 59. Guidi ormai è quasi un 60 per l'obiettivo, quindi alla grandissima. Quindi ragazzi, nel prossimo episodio ci sarà il mercato di gennaio. Vi faccio vedere un po' il calendario. Io mi sistemerò un po' qualche colpetto, ma se non arrivano offerte, lo sapete, non posso fare i miracoli. Abbiamo la partita con l'Ascoli, il Palermo e il Brescia. Non so se qualcuna me la simula oppure no. Devo vedere un po' perché vorrei fare tanto mercato, gestirmi un po' le trattative. Vediamo. Ragazzi, siamo primi in classifica solitari, 92 di overall. Guardate, abbiamo 9 punti addirittura di vantaggio sulla Cremonese. Ce ne possiamo perdere 3 e siamo ancora primi. Rendetevi conto, stiamo andando benissimo. Massimo supporto ragazzi, un bel mi piace, una bella iscrizione al canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.